Salirono sul palco della festa di fine anno scolastico del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Terracina in provincia di Latina. Si trattava, peraltro, proprio dell'istituto dove Polschin aveva appena concluso il suo quarto anno di studi e dove facilmente era, pertanto, riuscito ad infiltrarsi nella cerimonia. Salì sul palco dell'aula magna, dopo circa una decina di minuti di suoni ripetitivi tra Public Image Limit del Cabaret Voltaire, e nonostante Paul abbia igienicamente evitato di cantare per non moltiplicare i rischi in una situazione già oltremodo audace, il bidello eseguì l'ordine da parte della preside Carla Giannelli di staccare la spina della corrente che alimentava la strumentazione. L'esibizione di Negative Existence, ovviamente, terminò di colpo in quel modo. Il giorno seguente, Polschin andò a trovare l'amico Piero Vecchia presso il suo negozio di strumenti musicali a Terracina, Musical Shop, il quale appena lo vide gli chiese: «Che cosa avete combinato ieri?» E lui rispose, stupito dalla domanda, ma nulla. Piero replicò con quella che poi si rivelò una vera e propria profezia: «Dopo quello che avete fatto ieri vedrai che non vi faranno più suonare da nessuna parte». Infatti era il 1983 e Negative Existence dovettero aspettare 4 anni, il 1987, per poter salire nuovamente su di un palco. E, nonostante Polschin avesse deciso di non cadere per limitare eventuali danni collaterali, essendo a rischio di essere rimandato in una ugua materia, ottenne come risultato proprio l'ampliamento. Gli furono date da portare a settembre entrambe le materie per le quali sussisteva il